Giovedì 28, partiamo con un EMOM nel warm up, è un EMOM 6 minuti. All'interno del singolo minuto non dovremo fare solo un movimento, ma ne dovremo fare 3, e cioè in un minuto dovremo fare 5 push up, 5 power swing, 5 air squat. Ci metteremo circa 30-35 secondi, il tempo che avanza nel minuto, e ci riposiamo. Ripeto sempre tranquillo perché è parte del warm up. Dopodiché abbiamo il workout, sono 4 round, quindi 4 round for time di 10-20-30, sono le ripetizioni, sono 10 push press bilanciere al box e a casa con le dumbbell, con le kettlebell o con il sovraccarico che avete costruito in questo periodo di quarantena, 20 American swing e 30 box jump. E per finire come cash out, not for time, quindi dovrete arrivare a completare con calma, quindi con un movimento solido e compatto, 50 Russian twist. Warm up. 3 movimenti nel singolo minuto. Il primo movimento sono i push up, quindi coricati a terra, mani sotto le spalle, addome attivo, core attivo, ci spingiamo via terra e poi ritorniamo a terra. Finito il quinto andiamo a prendere il nostro peso, kettlebell o peso che sia, facciamo dei power swing, schiena dritta, sedere a metà stanza, spalle, ginocchia, lanciamo indietro la kettlebell che arriva al lingone e poi ritorna a terra. E per finire ai squat, piedi un po' più larghi delle anche, accosciata completa, e ritorniamo poi dritti in piedi mantenendo la schiena dritta. Movimenti del workout, il primo è un push press, con il bilanciere se siete al box o con il vostro peso se siete a casa, con un clean portiamo in front rack il peso, gomiti alte, piccola porzione di dip, quindi ginocchia leggermente piegate in avanti, busto dritto, spingiamo con le gambe, strizziamo i glutei, stendiamo l'anca e portiamo il peso in overhead, braccia tese e gomiti bloccati. Finiti 10 push press, prendiamo la nostra kettlebell o un peso più piccolo, una bottiglia dell'acqua, quello che serve a casa, e facciamo degli American swing, quindi portiamo il peso all'inguine, stendiamo l'anca e arriviamo sopra la testa. Se abbiamo un peso a casa che non ci permette di andare in sicurezza sopra la testa, facciamo un Russian swing, quindi kettlebell che arriva ad altezza occhi. Per concludere, box jump, quindi salti a piè pari sopra il cubo, atterro sul cubo, stendo le ginocchia e le anche e ridiscendo. Se non ho un qualcosa di stabile a casa sul quale saltare, posso fare step up alternati. Appoggio il piede destro, spingo e stendo, cambio piede, appoggio sinistro, spingo e stendo. Per finire abbiamo come cash out, not for time, Russian swing, quindi prendiamo un peso non troppo pesante che abbiamo a casa, lo portiamo davanti al petto, lo teniamo staccato dal corpo, stacchiamo le gambe e andiamo ad alternare i lati al quale portare il nostro peso, mantenendo sempre stabilità ed equilibrio del core e i piedi nella stessa posizione.